Esercizio 4. Sulla superficie del pianeta X la pressione dell'atmosfera è 5 volte inferiore a quella terrestre e il mercurio nel barometro di Torricelli raggiunge solo 40 cm di altezza. Calcola l'accelerazione di gravità sul pianeta X. Barometro di Torricelli, ricordiamo che qua su c'è il vuoto. La pressione sul pianeta X è un quinto della pressione atmosferica e è data dalla pressione esercitata alla base della colonnina di mercurio, dGh, come al solito, perché la pressione atmosferica che preme sul livello libero del mercurio si trasmette alla base della colonnina e contrasta la discesa della colonnina di mercurio. In questa formula d è la densità del mercurio che non cambia sul pianeta X e non cambia perché la densità è data dal rapporto tra massa e volume e la massa in particolare non cambia, rimanendo identica in tutti i luoghi dell'universo. Gx è la nostra incognita e h è 40 centimetri. Ricaviamo quindi l'incognita, formula inversa, al posto della pressione sul pianeta X mettiamo un quinto della pressione atmosferica, cioè un quinto di 101.300 Pascal. La densità del mercurio 13.600 kg al metro cubo, l'altezza 0,400 metri, risultato 3,7 metri al secondo quadrato. Un'accelerazione di gravità che è circa un terzo di quella terrestre. Vediamo l'unità di misura. Pascal diviso chilogrammi metro cubo per metri. Rimane metri al quadrato che va al numeratore, chilogrammo lo ricopio. Pascal è newton su metro quadrato. In pratica ho moltiplicato per la frazione che stava al denominatore rovesciata. Newton però è chilogrammo per metro al secondo quadrato. Si semplifica chilogrammo, rimane metri al secondo quadrato. Tornando all'esercizio di prima, cioè allo svolgimento, vediamo che ci sono due differenze tra il pianeta X e la Terra. La prima differenza è l'accelerazione di gravità che sul pianeta X è minore. La seconda differenza, magari collegata alla prima, è che sul pianeta X l'atmosfera è più rarefatta che sulla Terra, infatti la pressione è minore.